Ehi ragazzi, bentornati, ci troviamo di nuovo qui su Trackmania, andiamo a fare la mappa del giorno, giorno 7. Quella del giorno 6 ve la faccio vedere al volo, che non l'abbiamo vista, mi piacerebbe farvi vedere quantomeno Outlandish, si chiama. Abbiamo fatto un buon punteggio, abbiamo preso anche qua ovviamente la medaglia d'oro, siamo arrivati mi sembra 10, migliori 10 in Lombardia, eravamo quando l'ho registrato mi sembra settimi, quindi... Vi faccio vedere giusto un attimo la pista. È tutto nello sterrato. No, non è brutta. Mi è sinceramente piaciuto. Qua ci sono dei momenti di tecnicismo, no? In cui devi mollare fisicamente l'acceleratore e dare giusto un colpetto di freno. Non di più, perché essendo tutto sullo sterrato, non è esattamente ghiaccio. Quindi la puoi gestire la macchina. Qui è una bella sezione tutta in salita con una curva completamente cieca a sinistra che si può tagliare così tenendo premuto l'acceleratore. Anche qua vedete come si gestisce, sto continuamente accelerando e questa è la curva gomito, è diciamo che è la parte più complessa del tracciato, che è facile sbagliare ed è facile che porti via tanto tempo. Qui siamo arrivati a circa 2 secondi dal mio record, 2 secondi esatti, ho fatto 1:51.960 966, quindi perfetto. Andiamo a vedere la pista del giorno, Sakura, pista del giorno 7. Faremo così quando non avrò modo di registrare. Questa pista l'abbiamo vista, mi sembra, in live. Eh sì, l'ho trasmessa in live su Twitch, quindi eventualmente la c'è. Qua Sakura non l'ho mai vista, quindi giochiamo da solo. C'è il GPS, sì, vediamo. Curve strette, bella questa sezione, si salta, ha molte curve false, diciamo, ok, perfetto, sì, belli con tutti questi alberi di ciliegio, Sakura d'altronde, lì è arrivato al pelo, che difficoltà, ok, non è facile per niente. Proprio per niente, cominciamo bene, allora vediamo un attimo. No, nella maniera più assoluta. Portiamo a casa un tempo. Qua bisogna andare su, ti frega. Se imposti male lì sei un po' frecato. Qui è il classico giro giro tondo, casca il mondo dall'altra parte. Ti salta dritti, poi qua c'è una curva da affrontare in mezzo a derapato e qua è arrivato veramente al limite, un po' come sono arrivati noi ma molto meglio ovviamente. Sì, perché guardate come... siamo andati male, noi abbiamo dovuto frenare completamente. Vabbè, portiamoci a casa il primo risultato. Che è una medaglia d'argento? What, man? What? Vabbè, qua puntiamo alla Trackmaster allora. Ah, medaglia d'argento con un giro completamente sbagliato. Qui bisogna prendere bene le misure. Effettivamente i creatori delle mappe di Trackmania hanno questo vizietto di voler continuare a mettere queste curve a gomito all'inizio dei tracciati, o subito all'inizio o come tipo seconda terza curva, che devi imbroccarla perfetta. C'è solo una linea da poter seguire ed è l'unica che appunto tu devi andare a prendere, perché sennò rischi di non fare la curva. Ah no, ti prego, non toccare. No, lì bisogna andare tutta a sinistra. Ok, tutta a sinistra, va bene. No. Non credo che bisogna mollare l'acceleratore. Qui me l'ho fatta a pieno. Però qui sono andato a toccare. Ok. Bene. Bello, ok. We've nailed it. Però qua abbiamo dovuto frenare anche qua tantissimo. Va bene. Tranquillo. Portiamo a casa un altro risultatino.
cerchiamo di tornare a memorizzare la mappa. Però qui è troppo, qui è troppo. Qui ho dovuto mollare tutti i miei sogni di gloria. Ma ti sto perdendo molto anche rispetto a quel tempo là. Ok, però dovrei essere arrivato molto prima. No, comunque in ritardo. Ok. Non molto lunga come al solito la mappa, ma veramente tricky in alcuni punti. No. Dai. Testa bassa e pedalare, su. Ok. Ok. No, qui devo stare. Qui a saperlo. Non sono mai arrivato così veloce lì. Che devo andare giù al cannone, ok. Va bene. Non ho visto da quanto sono dietro. Ok. Grato per vedere quanto tempo ci impiego a fare. Ah no, la mia vita. Il tentativo. Ok. Dovrei mettermi tipo un cronometro da qualche parte che col telefono. Almeno così mi tengo segnato, perché vorrei iniziare a essere un pochino più veloce a fare questi tempi. No, troppo lungo. Questa è purtroppo una serie, ragazzi, inizio a dirvelo in questo video, che si interromperà con la pausa estiva del canale. Potrebbe esserci una pausa estiva, perché potrei io essere fisicamente lontano dal PC per diversi giorni. Sì, va bene così. E quindi dobbiamo verificare la cosa. Nel caso, ovviamente, questo essendo mappe giornaliere, o ci stesso per tutti i giorni o... No. Qua va perfezionato tutto, perché non abbiamo proprio capito niente. Devo andare in... Lì necessiti di fare un drift controllato, che potrebbe essere complesso buttare dentro. Vediamo. Qua basta una deceleratina. No, cazzo, ho toccato. Vediamo se mollando lì l'acceleratore in partenza per quei 30 millesimi di secondo risolvo qualcosa. Anche qua andando in derapata forzata. Oh no, qui ho dovuto mollare tutto, ragazzi. No. Beh, proviamo a vedere se lo riusciamo a portare dentro come risultato. Malino questa curva, più male del solito. Infatti ho perso tutto. Perfetto, arriverò in ritardo ovviamente. Però qua riguadagno tantissimo. Ok. Medaglia. La medaglia d'oro è lontana. 2 secondi. Ancora. Ouch. Va bene. Noto che arrivare alle medaglie, quelle, insomma, anche soltanto la medaglia d'oro, stia iniziando a diventare un po' complesso. O meglio, che ci sono veramente poche persone davanti a noi nella leaderboard italiana. Perché in quella europea cioè abbiamo davanti almeno 1000 persone. O tra le 1000 e le 2000, quindi insomma, non poche. Però in quella italiana, ma che cazzo, non devo decelerare io di porca miseria. In quella italiana iniziano ad essere veramente pochi, Come l'aveva presa qua? No, sbaglio proprio tutto. Vabbè, vediamo se riusciamo a pelare qualcos'altro in termini di tempo. Qua sono arrivato a cannone, ragazzi. Bello. Ma non c'è ancora la medaglia d'oro? Ok. Cazzo, devo pelare via tanto però. È pesantuccio. Dai. Però sbaglio ancora, anche c'è il cursore in mezzo alle balle, spero non ci sia stato tutto questo tempo, nel caso vi chiedo venia, ma dovrei settare OBS per non far prendere il cursore tutte le volte, però poi mi serve che prenda il cursore, quindi
la mia memoria viene meno poi in questi casi, piano. No. No. Come detto, purtroppo i commentari su questo tipo di video sono sempre un po' carenti, perché la fatica. Ah. Comunque, nella mappa che vi ho fatto vedere all'inizio, Outlandish, quella del giorno 6, dovrei averci messo circa una quarantina di minuti, non di più, a buttare dentro quel tempo lì. Che non è male, ma non è nemmeno poco. Devo sterzare di più, devo tagliare tutto. Ora devo cercare di buttare dentro, anche se non proprio perfetti, dei giri in cui arrivo veloce lì, per capire... vabbè, per capire come buttare, come tagliare quella curva lì, perché è uno degli ultimi grossi problemi di questa mappa. Poi c'è quella curva, quel lungo curvone a U verso destra, che va masterato per ottenere l'ultimo vantaggio che ci rimane. Io qua taglio tutto, capite? Arriviamo al triplo della velocità. E guardate qua quanto cavolo guadagniamo, ragazzi. Intendevo questa curva. Però qua sono arrivato un po' male. E arrivo male. Non capisco come l'ha fatta, però ci stiamo portando via il tempo che ci serve, eh? Ah! Medaglia d'oro, gente. Dai. Migliore 2 in Lombardia, come al solito. Migliore 17 Italy. Osti Gates. Avversario da Italy. Sì, ma poi mi vede gli avversari. Ace the Brave. Ah, Ace the Brave. 1,40 e 131. Ce l'abbiamo. Se ce l'abbiamo. Scarita, Pecorenzo. Ok. Ce l'abbiamo. Senza problemi. Dai. Ce l'abbiamo ancora... secondo me un mezzo secondo da pelar via da sta mappa. Facciamo un po' di concentrazione, guys. Ho toccato, vero? Sì. Rifare. Però è già un buon tempo, eh. È già un buon tempo. L'attack master mi sa che non la prendiamo neanche a sto giro. Sa che proprio a sto giro non ce la becchiamo un'altra volta. Qua siamo troppo stretti. Qua ce la caviamo. Però poi arriviamo troppo stretti qua. E troppo larghi qui. Ok. Riguarderei il GPS. Guardiamoci il GPS un secondo, perché ho un attimo dubbio su come prendere questa prima sezione, vediamo. Di qua tutto regolare, molto stretto. Ok, vai leggero drifting, lo sapevo, ma io conosco i miei polli. Vai in leggero drift. Va bene. Sono andato lento. Cosa è successo? Ok. Vai, vamos. Qua sotto molto bene. Teniamo stretta. Saltiamo molto bene. Leggero drift, ma va benissimo. Teniamola. Ragazzi. Ora... concentrazione, please. Questa curva è importante. E l'abbiamo fatta bene, ragazzi. Sì. Silenzio. Io non ho parole. Porco due, quella curva lì. Lo sapevo. Sono arrivato più veloce. Nel momento stesso in cui sono arrivato così veloce, ho detto... merda, perché non ero abituato a prenderla così veloce. Però va bene, il drift lì ci fa guadagnare quasi un altro secondo, ragazzi. Benissimo, buono a sapersi. Ce l'abbiamo. Bisogna avere pazienza in questo gioco. Qua ho mezzo driftato e ho perso tantissimo. Bisogna avere pazienza. Quando si fanno i time trial come questo, in cui non abbiamo un limite di tempo, se non ce lo vogliamo imporre ovviamente noi, pazienza, prima o poi imbroccheremo il risultato della vita. Qua abbiamo toccato, perché se no non eravamo così.
ha una curva, ha una curva letteralmente, ha una semplice curva. Semplice no, ma ha una curva. Non è entrato subito bene il drifting, no? Perché ho esitato. Sto cercando di rivedere le sequenze nella mia testa, per questo che sto continuando a sbagliare la prima curva. E ho esitato. Quell'esitazione è stata fatale prima di questo saltino. Prima di quel saltino, Fabio. Oh, mamma mia. Ok. Come si dice in questi casi, sfida accettata. No. Sì, giusto. Un po' larghini qua. Non drift qui. Va bene. Chiudiamo. Perché non continua a sterzare? Io ho questo problema. Perché non continua a sterzare? Lì devo continuare a sterzare. Non è tanto complesso da capire. Ah, ragazzi. Ragazzi. Calma. Non ci agitiamo. L'abbiamo appena detto. Questo è un gioco di pazienza. Mette alla prova i tuoi nervi. È un gioco di pazienza, ragazzi. Bisogna essere pazienti, calmi, non esigere troppo, ma cercare di dare comunque qualcosa. Qua il drifting è completamente inutile, perché se prendi bene il saltino, ragazzi, sei già in mezzo drift. È qua che... Ok. L'abbiamo presa bene, sì. Evidentemente sì, ragazzi. Ora, un altro minuto di silenzio in memoria dei miei neuroni. Non sterza, cazzo! Però averlo fatto già due volte così bene mi fa ben sperare. Ok. Ok. Ok, qua mi ho driftato un po' troppo, no, per il gioco è stato sufficiente. Ho voluto esitare un attimo, mi sembrava troppo stretta la curva presa da noi. E infatti ho fatto bene. Qua no, qua male, qua malissimo. Qua è sull'erba, andiamo molto più lenti, eh. Bisogna restare quanto più possibile sul tracciato. Ok, va bene, stiamo migliorando. Sento un feeling di improvement. Abbiamo toccato, me era giusto, ok. Non ho mollato l'acceleratore in tempo. Io finché capisco dove commetto l'errore, in Trackmania, ragazzi, è fondamentale questo. Per uno, non perdere fiducia in se stessi. Due, per non innervosirsi troppo e dire ok, ho sbagliato questo, buono, adesso rifaccio subito il giro e lo modifichiamo subito. Qui lentissimo, per esempio. Ok. Beh, via. Sono arrivato lento perché ho fatto già primo mezzo drift, che avevo capito che non era giusto. Ok. Via, subito. Pam, altro tentativo. Ok. Tutto il giro era non fatto propriamente bene. Molto bene, ok, qua. Fa niente che se prendiamo un po' di tempo qui, ragazzi, perché gli intertempi potrebbero essere un po' fallati. Perché magari l'abbiamo preso più velocemente, sacrificando poi la curva successiva. Ma overall risulta poi essere il miglior assetto. Poi non capisco perché ora sto arrivando corto. Ecco, questo è un problema. Se non capisco perché succede una qualcosa in questo gioco, un po' di nervosismo potrebbe entrare. Però calma, perché adesso è da un po' di tempo che non stiamo facendo più il tracciato completo e iniziamo a perdere un po' di memoria muscolare di quello che dobbiamo fare più avanti. Trackmania, questo è tremendo. Ah, Dio mio. Eravamo troppo stretti. Siamo partiti a fare la curva due decimi prima del previsto. Basta veramente un anticipo di così poco, eh. Trackmania è tremendo. Corti anche qua, cioè lunghi anche qua, volevo dire. La velocità è giusta, è la traiettoria, è la posizione della macchina sul circuito che non è giusta.
calma. Tanto questo è il rumore che sentirete più spesso quando giocherete a Trackmania. Ok. 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 Troppo. Qui per esempio abbiamo saltato fin troppo bene. Non sempre, come già detto nell'altro video, non sempre la migliore uscita, l'uscita più veloce è quella migliore, ecco. L'italiano mi viene in assist. Ma siamo un po' corti, siamo un po' lenti, però portiamocela a casa, dobbiamo arrivare fino in fondo, ragazzi. Troppo lunghi, troppo lunghi, vedete? Qui ho già dimenticato un po' di memoria muscolare. Mi è venuto il dubbio, metto drift o non drifto? Drifto o lascio semplicemente l'acceleratore? Nel mentre che prendo la decisione è troppo tardi per driftare eppure troppo tardi per decelerare normalmente. Ah, Jesus. Poi sarei curioso, non ho cercato, quindi mea culpa, se non cerco le cose, non male che non le trovo. Sto cercando di capire chi in Italia porta regolarmente Trackmania Nation. Trackmania e basta, Trackmania Nation non lo porta più nessuno tra la vita. È buono, no, non è buono, ma va bene. Perché a parte Glitcherud e Ace the Brave, i quali abbiamo visto appunto prima il tempo che ha fatto, è subito sopra il nostro. Non so chi li porti. Qua arrivo, mamma mia, servo lungo qua. Ho capito dov'è il problema. Ok, mi sento già un po' più tranquillo. Avevo il dubbio, ho provato a forzare e ho capito. Arriviamo al doppio saltino, quello finale, quello che ci propone all'ultima curva. Fatta quella è finito il tracciato. Quel doppio salto è cattivo, è il male, perché se fatto male ti spinge quel mezzo centimetro, ho toccato quel mezzo centimetro più in là, che ti impedisce poi di portare a casa il tempo. Mamma mia. Ok, ora che ho in mente questo, qua ho driftato troppo ma fa niente, devo stare attento. No, qui ho sbagliato io. Devo stare attento a non esagerare con la decelerazione per non perdere troppo tempo. Ok. Non ho veramente memoria di quanto io stia registrando, perché ho fatto partire la registrazione ma ho iniziato più tardi a registrare, quindi non dovrebbe essere eccessivamente lungo questo video fino adesso quantomeno. Ah, non ho toccato. Curva, tua madre, quella cagna. Ah, colpa mia, non ci ho creduto. Ennesima volta che non ci ho creduto. Ah, non ci ho creduto. Ah. Siamo andati lunghissimi. Ok. Piano. Ci siamo. Troppo lunghi. No, era giusto invece. Se fossimo stati dritti, ben piantati in mezzo alla pista con le ruote dritte, saremmo riusciti a girare sicuramente. Tipo così, esatto. Troppo. Tagliamo il possibile. No, è troppo. Non stiamo guadagnando niente. Abbiamo addirittura perso. Mamma mia, l'abbiamo fatta veramente così male? Ok. Vedete. Beh, qua sono andato un po' più lento. E dovevo continuare, dovevo fare un drift più marcato. Però non l'ho voluto fare perché poi mi sarebbe rimasta una memoria muscolare sbagliata, perché sono andato più lento. Questo gioco è malato, ragazzi. Questo gioco è fottutamente malato. E io comunque questa curva non ho ancora capito come prenderla. Deceleriamo. Non proprio buonissimo, ma la prendiamo per buona. Troppo larghi qua. Però l'abbiamo chiusa. We have nailed it. 1 secondo e 44.
niente, non siamo primi in Lombardia, manco per scherzo. Allora, siamo 1.39.5. Possiamo fare 1.39. Ma io posso competere con gli avversari in Lombardia? No, sono uscito, non volevo uscire. Non volevo uscire. Vediamo chi c'è. Low Mario. Oh, porco, 2. È un po' troppo. È un po' troppo. Mi gira le balle perché non... In Italia siamo messi 11esimi. Qua vedete che alla fine la leaderboard si è chiusa, noi al 22esimo posto e al 42esimo in quello di Outlandish. E il nostro è più o meno lì, siamo sempre top 50, top, almeno top 10 in Lombardia. Jerry Scotti, grandissimo. Signori, ci fermiamo qui, direi, a questo punto. Penso che il video sia durato abbastanza, non volevo far troppo lungo. Questa era la mappa del 7, che troverete ancora per un po' di tempo, verrà pubblicato questo video, ci sarà ancora la mappa. Io sto registrando tardi, quindi in realtà non è tardi, è mezzanotte in questo momento, forse si vede da qua, mezzanotte 04, quindi non è tardissimissimissimo, però quando verrà pubblicato questo video mancherà poco alla mappa a sbloccarsi della mappa dell'8 e non avrete più modo poi di giocare nella leaderboard del 7. Potete comunque giocare delle altre, perché se voi vedete come mondo siamo un po' lontani come medaglie. Io per esempio questa l'ho fatta anche se non potevo, non sono nella leaderboard, vedete che non ci sono qui, però si può comunque giocare. Quindi ragazzi, lasciate come al solito un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vediamo quante mappe del giorno riuscirò a fare. Cercherò di farne almeno una ogni due giorni, dai, una ogni due giorni. E cercherò, quando non riuscirò a registrarla, perché sarà tardi, non avrò voglia, è un casino, cercherò quantomeno di competere nelle mappe del giorno per avere poi una leaderboard almeno di quasi tutto il mese. Poi dipende, perché potrebbero saltare queste, almeno tutta l'ultima settimana potrebbe saltare di agosto, vedremo. Io nel frattempo vi ringrazio ragazzi, un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!